Flashmob in Piazza dello Spirito Santo ha aperto le iniziative in occasione della giornata mondiale dedicata alla consapevolezza dell'autismo, che sarà poi celebrata il 2 di aprile. L'iniziativa è stata della Fondazione Mike. Dopo Pistoia, anche il Consiglio Comunale di Quarrara ha dato il via libera a nuove RSA, due strutture che avranno ciascuno 80 posti. Dure le critiche da parte dei gruppi d'opposizione. Si preannuncia una Pasqua da tutto esaurito, quella che attende le strutture ricettive, a tracciare un'analisi Confcommercio che evidenzia numeri in crescita rispetto ad un anno fa e quasi in linea con il periodo pre-pandemia. La sezione carabinieri in congedo di Montecatini ha una nuova casa, si trova in via Mazzini all'interno dell'ex mercato coperto. Nell'occasione dell'apertura il riconoscimento ad un 101enne socio più anziano dell'associazione. Domenica torna in campo la Serie D per la Pistoiese, l'impegno al Melani contro il Lentigione, squadra alla ricerca di punti salvezza. Gli arancioni sono volati in testa alla classifica e intendono restarci continuando sulla striscia positiva che dura ormai da 7 turni. Andiamo dunque in Piazza dello Spirito Santo a Pistoia, dove quest'oggi con un flash mob è stato dato il via libera alle iniziative legate alla giornata di consapevolezza per l'autismo. Una settimana di eventi, l'iniziativa è stata della Fondazione Mike. Flash mob in Piazza Spirito Santo a Pistoia in collaborazione con Non Pensare Balla per accogliere i pellegrini, educatori e ragazzi di Sentiero in Blu della Fondazione Opera Santa Rita che sono giunti a Pistoia dalla loro sede di Prato. L'iniziativa è della Fondazione Mike di Pistoia, che ha così inaugurato la settimana di incontri, convegni e attività sul tema dell'autismo, che culminerà il 2 aprile, giornata dedicata a livello mondiale alla consapevolezza sull'autismo. Un flash mob proprio per coinvolgere tutta la comunità e per condividere questo avvio di eventi che poi proseguono con domani e dopodomani con degli incontri di formazione per gli insegnanti, sabato una giornata di studio e domenica ci sarà una passeggiata in centro con i ragazzi e distribuiremo ai negozianti un bollino blu e un vademecum di buone prassi per relazionarsi con ragazzi e persone con disturbo dello spettro dell'autismo. Tutte le forme di disabilità, qualunque essa sia, fisica, psichica, bisogna che facciano parte della vita e non devono essere più relegati né negli istituti né in altre situazioni che sanno di isolamento, perché i ragazzi hanno diritto a vivere la vita di tutti. Allora ecco perché questa settimana noi l'abbiamo preparata, anche perché la Mike ha oltre 200 ragazzi fra i 4 suoi centri di trattamento della sindrome dell'autismo e quindi insomma abbiamo una lunga esperienza, la vogliamo avere e manifestare verso tutta la città. Pistoia per noi è la prima tappa del Sentiero Blu, un'accoglienza meravigliosa partendo dall'amministrazione comunale che ringrazio e le associazioni del territorio, è veramente un incontro all'insegna della sensibilizzazione sul tema dell'autismo. Queste manifestazioni vogliono essere appunto un momento nel quale diamo informazione e anche oserei dire speranza che ci sono delle fondazioni, ci sono centri diurni, c'è tutto ciò che serve per far sì che ciascuno nelle sue diverse abilità, come può essere anche il campo dell'autismo, possa al meglio sviluppare le sue potenzialità. Andiamo a Quarrata, dove il Consiglio Comunale ha dato il via libera a maggioranza per la realizzazione di nuove RSA nell'ex ospedale Caselli. Il Consiglio Comunale di Quarrata ha approvato l'accordo con la società Carron per la realizzazione di due RSA da 80 posti ciascuna nell'area dell'ex ospedale Caselli. Dovrebbero partire dal cronoprogramma tra un anno e con la speranza che tutto vada a realizzazione. Questo è un grande investimento per la città di Quarrata, se sicuramente verrà portato a termine dall'azienda Carron, che è l'azienda che deve fare i lavori, sono dai 15 ai 20 milioni di euro di interventi per una riqualificazione totale di quell'area, una riqualificazione da un punto di vista viario, ma anche tanti tanti servizi per i nostri cittadini, e questo credo
che sia la cosa più importante. Quindi quello di stasera è un primo piccolo passo, ma molto importante, che noi diamo alla nostra città di Quarrata. Dure le critiche da parte dell'opposizione. Per me stasera Quarrata ha avuto una sconfitta, non una vittoria, ma sicuramente una sconfitta della volontà che era quella del Cavalier Caselli, che secondo me andava quantomeno rispettata. Vogliamo fare un RSA, facciamolo in un altro luogo. Ne stanno facendo 600. I fondi della regione sono sempre gli stessi e sono tagliati. Alla fine saranno solamente posti a pagamento, si parla di 3.500-4.000 euro, che una persona mediamente normale sicuramente non può permettersi. Come opposizione, le nostre perplessità sull'approvazione di questo protocollo d'intesa con la società Carron sono soprattutto derivanti dai tanti ma e tanti forzi che sono stati espressi in questo consiglio comunale della maggioranza. Quello che soprattutto ci sovviene è che andiamo incontro a una privatizzazione di alcuni servizi per noi essenziali che siano pubblici, perché come sappiamo questa società investirà sul nostro servizio, su tutta la provincia, e creerà 600, almeno 600 posti in RSA. Il dubbio che ci viene è effettivamente se le convenzioni regionali riusciranno a sopperire al fabbisogno appunto della comunità stessa, e quindi la nostra preoccupazione fondamentale è proprio il fatto di andare a dei costi elevati a carico della cittadinanza. Il destino del Caselli sembra ormai segnato da ciò che era, cioè una donazione ai poveri di Quarrata per cure sanitarie, diventa l'incontrario, cioè diciamo quasi donazione ai ricchi, l'incontrario di quello che, per cui era nato. Una cosa che ritengo molto grave. Ed il Consiglio Comunale di Montecatini ha approvato il bilancio di previsione 2023-25. L'equilibrio di bilancio, spiega l'amministrazione, è stato raggiunto senza ricorso ad aumenti non solo sulle tasse, IMU o addizionale IRPEF, ma neppure nelle tariffe dei servizi a domanda come trasporto scolastico, mensa o asili nido. L'imposta di soggiorno, sono previsti da questa voce 1.300.000 euro, sarà destinata alle attività turistiche, culturali, sportive e al verde. Per i lavori sono invece previsti ristrutturazioni al Mariotti e al Palaterme, parcheggi ed alcune scuole. Torna il servizio di autopedica Q24 ad Agliana, il servizio notturno sarà attivo dal 1 di aprile. Dal 1 di aprile torna il servizio notturno dell'automedica ad Agliana, al punto di emergenza 118 presso la Casa della Salute in via Curiel. Il servizio sarà di nuovo articolato sulle 24 ore e sarà a disposizione di tutti i comuni della Piana. Come amministrazione siamo soddisfatti che l'azienda sanitaria, in occasione dell'ultima riunione della Società della Salute, ci abbia comunicato che nel mese di aprile riprenderà il servizio H24 dell'automedica. Siamo contenti appunto che il servizio ritorni a regime completo, e ciononostante ringraziamo chi in questi anni ci ha fornito a livello territoriale un servizio di altissima qualità in tutte le situazioni. Ringraziamo come amministrazione anche da parte della cittadinanza, che ha sempre portato comunque grande soddisfazione per il servizio d'emergenza fornito dall'ambulanza infermieristica, che fino a oggi e comunque fino a che non entrerà in regime l'automedica H24 porta soccorso in tutte le nostre case. Torniamo a Pistoia con Legambiente, che è intervenuta sulla situazione dell'area ex Eni. Ci troviamo nella zona di Ciliegiole, via Ciliegiole qui a Pistoia, davanti all'area ex Eni. Qual è la problematica? La problematica è un po' generale in questa zona, soprattutto questa è un'area dimenticata e chiusa da circa 20 anni, ma oltre a questo si somma anche il fatto del parcheggio qui vicino, quello sotterraneo chiuso, e non si capisce come mai, pur avendo appunto 200 posti auto disponibili anche per le fiere che sono fatte lì alla cattedrale, non si riesca a riaprirlo. Poi c'è la problematica delle ex Martinelli, che ancora da tempo sono in uno stato di degrado esagerato. In questo caso abbiamo qui circa 6.000 metri quadrati di manufatti e a tutt'oggi non sappiamo cosa avverrà in questo luogo. Vedo che la facciata è stata rifatta, quindi probabilmente sarà stata venduta. Ci piacerebbe che Pistoia Sud, che diciamo è l'entrata
nella nostra città fosse tenuta un po' meglio di quello che è adesso. Nello specifico, quali sono i dubbi che riguardano l'interno di quest'area? Il fatto che qui si vedono emergere tubi e sistemi di distribuzione gas e via discorrendo, ma essendo l'area abbandonata da 20 anni c'è da chiedersi cosa sia rimasto sotto: cisterne non del tutto svuotate, messe in sicurezza sì o messe in sicurezza no, residui di materiali gassosi, infiammabili e tutte queste cose che dall'esterno non si possono vedere, ma è sulle quali ci aspetteremo a questo punto che qualcuno dia delle risposte e delle assicurazioni. Quindi quello che chiedete è risposte e eventualmente la destinazione d'uso per quest'area. E destinazione d'uso futura di un'area che evidentemente non serve più agli scopi che aveva un tempo. Resta alta la tensione nelle carceri della Toscana, già affollate da quasi 3.000 detenuti. Il grido d'allarme arriva dal sindacato autonomo Polizia Penitenziaria, che ha denunciato l'ultimo grave episodio proprio all'interno della casa circondariale di Pistoia. Nel pomeriggio di domenica, ha spiegato il segretario regionale Francesco Oliviero, un detenuto con problemi psichici ha fatto irruzione nell'ufficio del corpo di guardia e senza un apparente motivo ha prima scaraventato a terra una ricetrasmittente e poi aggredito i due agenti presenti colpendo con due pugni al volto uno di essi. Fortunatamente l'intervento immediato dei due e del restante personale ha permesso di ripristinare la sicurezza. L'agente ha riportato un trauma alla mandibola con 3 giorni di prognosi dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici, ha aggiunto Donato Capece, segretario generale del sindacato. Il disagio mentale è stato riversato nelle carceri, dove non ci sono persone preparate a gestire queste problematiche, mancano strutture adeguate e protocolli operativi, ha aggiunto. La polizia penitenziaria non ce la fa più a gestire questa situazione e nei prossimi giorni valuterà se indire lo stato di agitazione, ha detto ancora Capece. Allora parliamo di agricoltura pistoiese. Coldiretti ha fatto un'analisi del Click Day per le richieste da parte delle aziende di personale proveniente dall'estero. Il bisogno però dell'agricoltura pistoiese è di manodopera specializzata, spiega l'associazione. Per rispondere al fabbisogno di manodopera in agricoltura servirebbero almeno altri 100.000 lavoratori. Così Coldiretti stima il fabbisogno di personale nelle campagne italiane in vista dell'avvio delle attività primaverili. Come previsto, il Click Day per l'ingresso di lavoratori stranieri non comunitari, legato al nuovo decreto flussi, ha esaurito poco dopo l'apertura i posti messi a disposizione, 82.700, un numero superiore a quello dello scorso anno, ma come evidenziato dalle domande presentate, evidentemente insufficiente. Alle 10 del mattino le richieste alle imprese erano già 238.000, alle 19 oltre 240.000. Questo da un lato può essere positivo perché si parla di un settore attivo che ha una sua dinamicità, una sua effervescenza, dall'altro mette in evidenza le difficoltà a reperire la manodopera. In Toscana sono circa 24.000, ovvero il 42% del totale, le persone che arrivano da altri paesi e che sono impiegati in agricoltura. Un tasso che in provincia di Pistoia raggiunge la percentuale più alta della regione, sfiorando il 50%, con circa 1.900 lavoratori. Per le realtà produttive agricole pistoiesi, in particolare il vivaismo, il problema, sottolinea Coldiretti, non è solo quello della mancanza di personale, ma anche quello di scarsità di manodopera specializzata. Che abbia una certa maestria nel compiere talune operazioni, basti pensare alla potatura delle piante, ad attribuirgli una giusta forma, per far capire che un bracciante comune, un bracciante agricolo comune, può non essere adatto. Questo, ripeto, è un fenomeno che si sta estendendo anche ai settori dell'agricoltura tradizionale e su questo occorre anche, diciamo, un impegno affinché questa manodopera sia reperita in maniera stabile, continuativa e possa essere accolta anche con un periodo di addestramento o se non formazione. Ed ora parliamo del turismo e della prossima Pasqua. Confcommercio ha fatto un po' un'analisi della situazione.
La Pasqua per fortuna sta andando bene, stiamo tornando a quelli che erano i livelli della pre-pandemia, ci sono tante richieste di prenotazioni e le prenotazioni stanno arrivando, per cui la previsione è che per Pasqua saremo al completo. È una Pasqua da tutto esaurito, quella che attende le strutture ricettive di Pistoia. A tracciare l'analisi è Confcommercio, che evidenzia numeri in crescita rispetto ad un anno fa e quasi in linea con il periodo pre-pandemia. Per Pasqua si muovono essenzialmente italiani, famiglie, è un turismo di famiglia. I genitori approfittano delle vacanze dei figli per poter beneficiare del bel tempo di queste giornate primaverili e per poter visitare città che sono meno conosciute rispetto alle città più conosciute in Toscana. Prevalgono gli arrivi di italiani, specialmente gruppi di famiglie dalle regioni limitrofe, ma appare notevole anche l'afflusso di stranieri con i Paesi Bassi a trainare, seguiti da Francia e Germania. Il tempo medio di permanenza si attesta sulle 3-4 notti. Allora, stanno per fortuna arrivando gli stranieri che stanno iniziando a viaggiare in un modo diverso rispetto a prima, quindi non si concentrano tutti nell'altra stagione, ma stanno iniziando a sfruttare anche altri periodi dell'anno che sono più vantaggiosi economicamente anche per lo stare meglio nelle località più visitate. Essenzialmente sono turisti che possono arrivare facilmente qua da noi anche con l'auto, per cui provengono molti dalla Germania e anche da Paesi Bassi. Pistoia è una città bellissima. Quando i turisti arrivano e riescono a visitarla rimangono tutti colpiti. Ci vorrebbe probabilmente più promozione, ma comunque è una città che è da scoprire e che quando si lascia visitare colpisce. Andiamo adesso a Montecatini, dove all'ex mercato coperto è stata inaugurata la nuova sede dell'Associazione Nazionale Carabinieri. La sezione Carabinieri in congedo di Montecatini Terme ha una nuova sede. Si trova in via Mazzini all'interno dell'ex mercato coperto. Lunedì scorso l'inaugurazione dei locali con una solenne cerimonia durante la quale è stato anche consegnato un attestato al socio più anziano. Giovannino Jacopini, infatti, è un classe 1922, compirà quindi quest'anno ben 101 anni. Ha 75 anni di iscrizione alla NCI e quindi credo che sia il più anziano d'Italia. E ha 101 anni e oggi in contemporanea facciamo anche il festeggiamento a questo nostro socio. Ecco, operativamente come lavorate? Ecco, noi chiaramente il giovedì facciamo servizio al mercato e effettivamente noi si fa prevenzione più che altro. Se ci sono delle cose particolari che notiamo, noi si chiama 112 o il comandante della stazione dei carabinieri qui di Montecatini. Poi andiamo alla stazione grande, quella piccola, giriamo per il paese, nel Piazza del Popolo, qua, agli eventi che organizza il comune. Siamo sempre presenti, anche di notte, facciamo anche dei servizi al Teatro Verdi, perché il Teatro Verdi ospita sempre personaggi nazionali, diciamo, cantanti complessi, e noi facciamo anche servizio la notte, diciamo fino a una certa ora. In qualsiasi evento organizza il Comune e collaboriamo anche con la Polizia Municipale qui di Montecatini, ci abbiamo un buon rapporto. Quanto è importante l'apertura di questa sede? È importante perché noi chiaramente siamo sempre a disposizione dell'amministrazione, della Polizia Municipale, quindi avere un punto di riferimento in maniera centrale come qui a Montecatini. Prima eravamo sempre centrali ma a consulenti delle terme, poi abbiamo avuto lo sfratto e siamo dovuti venire via e con tanta tenacia siamo riusciti, grazie all'amministrazione comunale, a trovare questa sede, questo spazio, diciamo. Non era certamente, era abbandonata da oltre 10 anni, quindi noi con i nostri volontari l'abbiamo sistemata e adesso è veramente degna di come una sede dell'NC di Montecatini. Appuntamento da non perdere: il prossimo 30 marzo al Sant'Amato Live Club c'è il concerto della nuova formazione di Riccardo Tesi Elastic Trio. Appuntamento, un concerto che sarà anche il preludio per il nuovo album dell'artista pistoiese, che ne ha parlato ai nostri microfoni Simone Gai. Il musicista Riccardo Tesi presenta il prossimo 30 marzo presso il Sant'Amato Live la sua nuova formazione Riccardo Tesi Elastic Trio, una nuova sfida per l'artista pistoiese che in cerca di un nuovo amalgama per i suoi pezzi riesce a trovare la combinazione di una formazione esplosiva, duttile, elastica appunto, che nasce dall'incontro di tre grandi professionisti.
Durante il periodo della pandemia ho scritto un nuovo album che si chiama La giusta distanza, che uscirà a breve. E quando, una volta composti i brani, quando si è trattato di dare un vestito e di colorare questi brani con altri strumenti, ho sentito il bisogno appunto di uscire dalla comfort zone di Banda Italiana, che continua il suo percorso, che è iniziato 30 anni fa. E allora mi sono guardato un po' intorno, ho finalmente coronato un sogno, che è di suonare con questo percussionista straordinario, Francesco Savoretti, che era nel mirino da molti anni. E poi alla chitarra e alla voce ho trovato questo chitarrista fiorentino che avevo visto una volta, un po' di anni fa, in uno spettacolo di Neri Marco Re dedicato a Fabrizio De André. E così l'ho contattato, ci siamo trovati un pomeriggio così per conoscersi, per suonare un po' insieme, e dopo 2 ore ero sicuro che sarebbe stato il chitarrista di questa formazione. È un trio che appunto suoneremo gran parte del disco nuovo, e poi alcune cose che fanno parte del mio repertorio storico, però è un trio che ha una grande energia, è quello che stavo cercando in questo momento, perché nonostante il tempo passi, stranamente io ho sempre più voglia di suonare. Partiamo da Pistoia, perché Pistoia è sempre nel mio cuore, è la mia città, è dove sono nato, dove vivo, e sono contento di partire da San Tommaso Live, e saremo lì giovedì 30 di marzo. Insomma, stiamo insieme, suoneremo qualcosa del nuovo disco e finalmente vi presenterò questa nuova formazione. Con questo è tutto, restate con noi, tra poco c'è lo sport, poi ci ritroviamo con le ultime notizie del nostro telegiornale. Restate su TVL.